Serata di galla allo Juventus Club di Ariano Irpino, con l'approssimarsi delle festività natalizie, gli oltre 250 iscritti di fede bianconera si sono dati appuntamento nella sede del club, nel cuore del centro storico della cittadina arianese. Ospiti di eccezione, un grandissimo campione del passato, ancora idolo dei tifosi juventini, il portiere Stefano Tacconi, e la voce del tifo sulle reti Mediaset, il telecronista Claudio Zuliani, che ha anche preso le redini dell'intervista a Stefano Tacconi. Per il portiere, serata a marcord legata ai suoi trascorsi con la maglia dell'Avellino prima dell'approdo alla Juventus, un ritorno in Irpinia che non ha lasciato certo indifferente l'ex portiere, che ancora riscuote un indice di gradimento elevatissimo tra i fans della squadra torinese. Ovviamente affollatissima la sede del club, teatro della riunione degli appassionati, rinvigoriti dalla incredibile risalita della squadra bianconera dopo un avvio di campionato difficile. Tra fotoricordo e scambi di auguri, la serata è stata ovviamente all'insegna di Tacconi, mostrato un video con le sue parate più belle e spettacolari, condite dalle sue dichiarazioni proprio al microfono di Claudio Zuliani. Grazie al presidente dell'Avellino di allora, perché venivi da una squadra praticamente retrocessa, cioè, hai avuto una grande fiducia a prenderti quest'estate, o no? Non è che c'era la fila di gente che ti voleva, Il problema non è tanto la fiducia, è che il presidente Siviglia, il commendatore, non sapeva di salvarsi. Lui pensava di essere già retrocesso. Ha detto: prendiamo già quelli retrocessi, così retrocedono un'altra volta. Però scusa, l'anno dei 5 punti, se non ci fosse stata la penalizzazione, eravate lì per la Coppa UEFA, che per una città come l'Avellino è una roba clamorosa. Non so se hai visto il miracolo Avellino Visto. in Rai 3, e credo che sicuramente quello è un anno che non dimenticheremo mai, né noi calciatori né chi ha vissuto quell'epoca, perché è stato un anno importante per tutto, sia calcisticamente per me, sia per la gente dell'Irpinia, di Avellino. Credo che c'è stata un'unione talmente bella, forte, che ancora oggi, dopo 35 anni, Cacchiarola. Cacchiarola va bene. Cacchiarola va bene. E per me sono stati 3 anni più belli della mia vita. Credo che l'Avellino, non so, se ha ambizioni di andare in Serie A o no. Se hanno ambizioni devono spendere, devono scegliere dei giocatori importanti, e l'allenatore l'avevano trovato. Poi, insomma, adesso bisogna vedere se riesce ad amalgamare tutto quanto e trovare il sistema di andare in Serie A. Quindi è un santo club. È santo, per noi sì, per noi sì. Siamo soddisfatti per aver creato questo bellissimo club e siamo onorati per avervi tra di noi questa sera. Senti, ho visto tra l'altro venendo in paese che è già stato, siccome qua voi lo sapete meglio di me, avete passato Alza la nell'ottanta. voce. Avete, io la voce ce l'ho alta, non sono come te che biascichi. Avete passato dei momenti di difficoltà, ma tipo campanile ricostruito uguale, cioè è bellissimo la Sì, parte alta. diciamo Vi siete dati da fare, non come quando c'era Tacconi che era sfaticato. Infatti, ci siamo dati da fare, no? Anche lui si dava da fare quando stava nella Juventus, è stato un grande. Ma io non lo so se è vero, ma mi dicono che quando lui era in quei 3 anni famosi ad Avellino, che è successo il terremoto, è andato, è vero, aiutava a ricostruire. Ah, ho esagerato? Non hai ricostruito niente. Psicologicamente è stato Psicologicamente ero in vicino. mezzo alla Che pensa che gente. paradossalmente loro, che potevano rischiare di andare giù perché avevano meno 5 punti, se non mi ricordo Sì, male, è vero? E invece, grazie purtroppo alla disgrazia, però Si sono sportivamente parlando, si sono uniti salvati. e hanno fatto un'annata, 2 annate, quella e quella dopo. Quindi sono state fortunate sotto questo aspetto. E da lì lui poi è arrivato alla Juventus, e Per tu lo fortuna. sai che Tacconi è l'unico che ha vinto. Tutto, tutto. A parte quello che ho vinto, essere stato alla Juve è un'esperienza che ti rimane dentro, diventa stile di vita. Stefano Tacconi. Grazie.